Carlo Conti si confessa alla rivista Oggi. Tra pochi giorni Carlo Conti tornerà sul piccolo schermo con la nuova stagione della Corrida. Ma prima del grande debutto il conduttore toscano ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi, il magazine di gossip diretto da Umberto Brindani. L'artista ha parlato molto della sua vita privata menzionando naturalmente il figlio e la moglie. Inoltre l'uomo ha rivelato un suo grande rimpianto. Ma andiamo a vedere cosa ha detto. Carlo Conti e il grande amore per il figlio Matteo. Intervistato dalla rivista Oggi, Carlo Conti ha parlato della sua vita privata raccontando qualche aneddoto che riguarda il figlioletto Matteo. Dopo la nascita di quest'ultimo, il conduttore di Tale e Quale Show si è reso conto che nella vita sono ben altre le priorità. Mio figlio Matteo mi ha fatto capire quali sono le cose importanti. Parlando col giornalista del settimanale diretto da Umberto Brindani, l'artista toscano ha svelato anche questo. Mi ha insegnato il senso vero della vita, la relatività di certe cose, la priorità giusta da dare a quelle davvero importanti. Dopo un lungo stop, Carlo Conti è pronto a rimboccarsi le maniche e ripartire a condurre in televisione. Infatti da venerdì 27 marzo 2019 prenderà il via la nuova edizione della Corrida, mentre il 22 dello stesso mese presenterà la cerimonia di consegna del David di Donatello. Intervistato ad Oggi, l'artista toscano ha rivelato di essere diventato padre a 53 anni e per lui questo è un grande rimpianto. Il conduttore toscano è il suo grande rimpianto. A volte capita, quando lo prendo in braccio e sento la schiena che cede un po', quando lo devo portare sulle spalle la sera tardi e sono più stanco di lui e vorrei che qualcuno prendesse sulle spalle me, ha dichiarato Conti. Quest'ultimo, inoltre, ha precisato qualcosa che riguarda anche il suo matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro, ma è giusto così e non vorrei mai tornare indietro, perché non sarebbe lui, non sarebbe Matteo. Forse, l'unico rammarico che ho ogni tanto, è di non aver sposato Francesca almeno 3 o 4 anni prima, invece di fare un po' il ragazzo.